Buonasera, bentornati ragazzi qui sul mio canale. Io sono Capezza e oggi vi porto un nuovo video. Un nuovo video è un unboxing nonché recensione di un prodotto. La scatola è arrivata in condizioni pietose, non è da Amazon, forse perché i corrieri cominciano ad avere molta richiesta di consegne. Comunque, vabbè, non è quello il problema. Andiamo a spacchettare e fortunatamente non parliamo di un oggetto fragile. Non parliamo di un oggetto delicato, anzi, tutt'altro. Parliamo della sega giapponese, della Gruntec. Penso si dica Gruntec perché abbiamo i due puntini sulla U. E Japanese Fine Size 300 mm, ovvero 30 centimetri. Io sinceramente non me l'aspettavo così bella. E diciamo che abbiamo un paio di cose da dire al riguardo di questa sega. Dopo ho già preparato dei piccoli pezzi di legno per fare la prova. Andiamo intanto ad aprire la confezione. Io adesso non vorrei sinceramente distruggere e dilaniare la confezione proprio perché sarei intenzionato a riporla nel suo interno quando non uso appunto l'utensile. Comunque, vediamo subito. Allora, porta, come potete vedere, i paralama, paradentini, ok? Allora, la caratteristica di questo seghetto, segaccio, chiamiamolo un po' come vogliamo, a parte la sua flessibilità, ok? Ma ha una cosa di particolare, una cosa di particolare. A parte che vediamo, vedete, qui da questa parte porta dei denti molto 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 più fini, da quest'altra parte porta dei denti un pochino più grandi. Perché? Allora, la parte dove ha i denti più grandi è perché possiamo andare a fare dei tagli lungovena, ok? Perciò, ad esempio, questa tavola, ecco, da questa parte si vede meglio, questa è la vena del legno, perciò con i denti grandi, questi appunto, possiamo andare perpendicolarmente alla vena e tagliare. Mentre se si volesse fare appunto un taglio controvena, possiamo andare e dobbiamo andare a recidere il legno con i dentini questi più piccoli. E adesso non so se riesco, perfetto, ok. Allora, la particolarità di questa sega qual è? Che nelle comuni seghe, nelle più comuni, noi andiamo, quando andiamo ad effettuare il taglio, dobbiamo spingere e far forza appunto nella spinta, perché i denti sono messi, diciamo, verso la parte frontale della sega. Adesso, ecco, guardate, però possiamo fare un test veloce. Allora, vedete questa sega come ha i denti? Ok? Verso la parte anteriore, mentre questa, sia da questo lato che da quest'altro lato, li ha nella parte posteriore. Allora, con questa sega noi andremo a far forza nella parte frontale, andando in avanti. Cosa diversa per questo tipo di sega. Dovremo andare a far forza nel tirare. Anzi, dovremo stare molto attenti nello spingere perché vedete la lama quanto flette, perciò potrebbe diventare anche una cosa un po' pericolosa. Quindi adesso che cosa facciamo? Andiamo a montare il suo manico e proviamo appunto a vedere quello che se è vero quello che ci garantiscono, se è vero quello che ci promettono, che fa dei tagli veramente stupendi. E posso dire, ragazzi, che al tatto, a toccare questi denti, sono veramente, veramente qualcosa di particolare. Comunque, andiamo insieme e vediamo appunto come si comporta nel taglio. Allora, una volta presa in mano la lama e l'impugnatura, basterà pigiare questo pulsante, ok? Ed andare ad inserire in questa feritoia la lama. Perfetto. Non serve un verso, diciamo, avanti e dietro, basta poi per sganciare, pigiare nuovamente questo perno. Posso anche andare a girare nuovamente la lama per un nuovo inserimento e questa verrà automaticamente bloccata. Quindi o da una parte o dall'altra non ci serve, diciamo, un verso. L'importante è assicurarsi che sia agganciato e che questo bottoncino sia venuto in fuori, altrimenti vuol dire che non è agganciato correttamente. Se dovesse rimanere così, ecco, sganciato, la lama potrà staccarsi facilmente. Quindi adesso cosa fare?
agganciamo nuovamente la nostra lama. Ok, siamo in sicurezza, possiamo andare a provare il nostro taglio. Allora, abbiamo detto con la lama a denti larghi andiamo a provare a fare il nostro primo taglio a vena, ricordandoci sempre di tirare verso di noi. Il taglio si presenta molto pulito, ma secondo me più pulito dalla parte posteriore che non a quella anteriore. Andiamo adesso invece a provare a fare un taglio controvena. Quindi mi assicurerò di usare la parte con i denti più fini e andrò a provare, sempre tirando verso di me, fare il taglio appunto controvena. Andiamo a vedere adesso come ha eseguito il taglio. Questa è la parte sopra del nostro tacchetto di legno e questa è la parte dietro. Sinceramente un pochino scheggiato, è vero anche che parliamo di un legno di abete, perciò un legno molto morbido e non risponde bene, diciamo, ai denti della nostra sega. Se fosse stato un legno più duro, un masserino, non so, faggio, ciliegio o altro tipo di legno un pochino più duro, sicuramente si sarebbe sfibrato molto molto di meno. Ma andiamo a vedere adesso con un pezzo un po' più grande, un pezzo un po' più robusto. Vado quindi adesso a praticare un taglio a vena, lungo vena, perciò userò i denti larghi. Da fare attenzione perché è una lama che flette molto, ragazzi. Il taglio è questo inciso qui sul laterale, posso dire un taglio abbastanza pulito, sempre stesso discorso del legno morbido. Adesso vado invece a praticare un taglio controvena. Secondo me, a parte non essere andato dritto per colpa mia, se vedete, ragazzi, sembrerebbe quasi levigato. L'unica cosa, secondo me, dobbiamo stare molto attenti quando tagliamo a mettere la parte del legno, diciamo, un po' più sporgente al banco. Perché? Che succede? Non avendo la possibilità di spingere nel taglio, ma di tirare, avremo sempre il problema, rischiamo di avere sempre il problema di andare a strappare e quindi urtare la nostra lama, i nostri denti della nostra lama, della nostra sega sul banco, come è successo a me, e quello può andare a compromettere, diciamo, l'incolumità dei denti della lama stessa. Una volta usata la sega vado a pigiare nuovamente questo pulsante e posso rismontare tranquillamente la mia sega. Penso che sia una lama abbastanza delicata e possiamo rimetterlo addirittura dentro la sua custodia o altrimenti tenerlo così. Però questa copertura, questa protezione è buona anche se dovessimo mettere appunto la lama in un cassetto del nostro banco, magari, perché no, accidentalmente potremo andare a toccare le punte dei denti e facendoci così del male magari alle nostre mani. Perciò, per evitare questo, un consiglio che io vi do: potete riporla così, altrimenti poi ognuno fa quello che gli pare. E allora, ragazzi, questo video finisce qui. Un pollice in su se il video l'avete gradito e ci vediamo al prossimo video. Per adesso è tutto, grazie da Capezza72, ci vediamo al prossimo video, ciao!